Buongiorno e ben arrivati a questo webinar. Adesso condivido lo schermo e quindi allora, prima di tutto una rapida carrellata del webinar precedente. Di che cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di come si crea il progetto, della creazione di una cartella che contiene diversi progetti o della creazione del progetto. Poi abbiamo visto come si duplica il progetto, come si può archiviare il backup e il restore del progetto. Cioè abbiamo visto queste operazioni preliminari. E una volta che siamo entrati nell'ambiente di DaVinci, abbiamo esaminato, cioè abbiamo preso in considerazione i quattro ambienti che a noi interessano, che sono il media storage, l'ambiente di montaggio con il media pool, poi l'ambiente di coloring e l'ambiente poi di uscita del nostro filmato. Ci siamo però concentrati ovviamente sull'ambiente di media storage e sull'ambiente di montaggio. Sull'ambiente di media storage non torneremo oggi perché abbiamo compreso come all'interno di questo ambiente noi possiamo importare i media e creare un sistema di cartelle, lo vedete qui. E quindi come è possibile organizzare il progetto in modo strutturato, aggiungendo le bin, cioè le cartelle, e poi abbiamo visto, tra le varie potenzialità che offre DaVinci, abbiamo visto come è possibile creare delle smart bin che si basano sui metadati dei clip che noi abbiamo, di contributi, clip, foto, eccetera, che abbiamo inserito nel nostro progetto. Quindi abbiamo anche visto gli step di questi webinar dedicati a DaVinci. Siamo partiti dal draft cut, oggi passiamo dal draft cut al final cut con un accenno ad alcune considerazioni sulla colonna sonora, poi ci occuperemo di color, sincronizzazione e condivisione del prodotto. Questo avverrà nei webinar successivi, dove parleremo anche del trattamento delle immagini, parleremo di comics, parleremo dell'ambiente di color correction, eccetera. Poi, sempre la volta scorsa, abbiamo parlato del montaggio di base, quindi vi ricordate che vi ho insegnato anche a sganciare l'audio, a montare in successione i contributi, a selezionare il punto di in e di out di ogni clip. Quindi quando noi importiamo un clip e poi vogliamo prenderne una parte da collocare sulla timeline, qui avremo un punto di in, se ci riferiamo a questo clip, e qua un punto di out. I punti di in e out, con dei grossi tagli, diciamo così, abbondanti, li abbiamo effettuati all'interno della sezione di media dove sono collocati i nostri contributi. Poi abbiamo parlato delle tipologie di montaggio, vi ho preparato anche una scheda che vi ho lasciato webinar precedenti, in modo che possiate un po' familiarizzare con queste terminologie. Allora, una cosa importante che voglio sottolineare è che non è necessario ovviamente che voi conosciate a memoria tutti questi sistemi di montaggio che servono quando noi trasciniamo il clip dal suo archivio di media alla timeline. È chiaro che potete ricordarvi questa nomenclatura e quelle che oggi vi fornirò nel caso in cui voi vi occupiate per esempio di insegnare anche questi sistemi oppure usiate spesso, altrimenti è chiaro che basta provarle, sono 5-6 e poi trovate quello giusto mano a mano che montate. Però ci tengo a fornirvi anche una certa preparazione culturale in modo che sia preciso quello che facciamo. Poi abbiamo parlato anche del lavoro con più timeline e dell'opportunità di avere anche delle bande nere. Vi ho insegnato come importare delle bande nere sulle quali lavorare, oggi invece vi insegno un altro trucco per lavorare con le bande nere. E passiamo agli argomenti di oggi. Cominciamo subito con il primo, quindi
Il primo argomento riguarda, è un rappel se vogliamo, perché ve l'ho accennato la volta scorsa, riguarda le differenze tra il montaggio tradizionale che noi chiamiamo A e il trimming che chiamiamo T. Li chiamiamo A e T perché? Perché come avete visto la volta scorsa, utilizzando questi tasti dalla tastiera, noi trasformiamo il cursore in A Arrow e T Trim. Abbiamo aperto DaVinci e si apre la schermata, la home, la schermata dei progetti. Tutti questi sono dei progetti, questa invece è una cartella che raccoglie diversi progetti. Però quello che noi interessa è questo, è il progetto esercizio, quello che avete anche voi. E quindi entriamo nel progetto esercizio. Voi dovreste, nel progetto esercizio, trovare la timeline. Eccola qua. La timeline dell'esercizio che presenta dei contributi già montati. La volta scorsa abbiamo visto che da questa finestra noi possiamo regolare le impostazioni di visualizzazione, molto importanti per poter montare il nostro filmato con una certa precisione. Io seleziono il clip della traccia V2, poi lo cancello semplicemente e poi cerco nel menu della timeline, eccolo qua, l'output blanking. L'output blanking offre delle modalità differenziate di proiezione di tipo cinematografico del nostro film. Qua al filmato sono state inserite queste bande nere che cambiano ovviamente se noi scegliessimo un'altra opzione. Scegliamo la prima per mostrare la maggior differenza possibile. Ecco, vedete che come appare invece il filmato, oppure ritorniamo a un'opzione, ecco, più cinematografica, in questo caso sono ancora più sottili. Un'opzione interessante è questa. Detto questo, noi ci chiediamo se è possibile anche modificare il modo attraverso il quale l'immagine del clip, vedete queste nuvole, ecco, vengono visualizzate all'interno di queste bande. Cioè, se noi volessimo spostare un po' più in alto, un po' più in basso, la visualizzazione del clip, lo possiamo fare? Sì, lo possiamo fare attraverso questo pulsante, che è il comando che ci offre l'opportunità di trasformare, tagliare e realizzare una serie di operazioni di taglio, di presentazione del nostro clip dal punto di vista della sua visualizzazione. Ce ne occuperemo fra poco di questo strumento perché è uno strumento essenziale quando si passa da un montaggio, diciamo così, grossolano, un rough cut, a un montaggio, invece una messa a punto. Prima di farlo però io ho bisogno di parlare con voi di alcune opzioni che riguardano appunto delle tecniche di passaggio tra un montaggio, un primo montaggio e poi una messa a punto. Vi ricordate che abbiamo visto che quando si cancella un clip, per esempio noi consideriamo che questo sia un clip montato sulla timeline, questo rosso è il nostro clip di riferimento e questo verde è il clip successivo. Nel momento in cui noi tagliamo il clip, cioè in questo modo, rimane uno spazio, quindi dobbiamo fare un montaggio che viene chiamato ripple. Questo montaggio ripple lo possiamo fare, lo vediamo subito, in questo modo. Allora io visualizzo il clip, lo taglio, poi seleziono con un semplice clic del mouse lo spazio vuoto e poi faccio un ripple delete. Quindi notate che tutti i clip che sono alla destra di quello che ho cancellato si spostano lungo la timeline e si agganciano. Questo è un ripple delete, noi l'abbiamo visto.
Un'altra operazione molto interessante che noi dobbiamo imparare per evitare di perdere troppo tempo e incasinarci la vita, e che capita molto sovente quando montiamo il film, è che, vedete, questa è la disposizione corretta, no? Il nostro clip di riferimento è sempre quello rosso, e quello rosso deve essere collocato tra quello blu e quello verde. Però noi non ci arriviamo subito a comprendere che la posizione corretta del clip rosso è proprio questa. In un primo momento abbiamo montato così, abbiamo montato prima il clip azzurro, poi il clip verde e quindi quello rosso. Questo capita molto sovente perché dobbiamo proprio vedere i collegamenti tra i vari clip. Ci sarà un seminario apposta che viene dedicato per esempio al campo contro campo, viene dedicato ai raccordi sull'asse, sul movimento, eccetera. Quindi è un bel momento, noi ci siamo resi conto che dobbiamo spostare questo clip. Allora, che cosa possiamo fare? Possiamo fare un'operazione di questo genere, che è quella che normalmente la maggior parte delle persone non professioniste attuano quando si incorrono in un problema di questo tipo. Quindi pensiamo che sia questo il filmato da spostare, e allora noi faremo così, lo porteremo in alto, poi prenderemo questo, lo metteremo qui, poi sposteremo questo e lo agganceremo qua. D'accordo? Questa sarebbe un po' l'operazione. Però questa è un'operazione che noi faremo decine di volte e quindi dobbiamo capire se esiste un sistema più semplice per farla. Allora, torniamo alla nostra slide. Il sistema esiste ed è la pressione dei tasti Command, Shift, che sarebbe quello delle maiuscole, virgola, e del tasti Command, Shift e punto. Ricordatevi che virgola e punto sono due elementi della tastiera che ci consentono anche di spostare di un fotogramma il nostro clip rosso, lo vedete, il nostro clip rosso, in questo caso l'abbiamo spostato verso sinistra, quindi lasciando ovviamente uno spazio bianco. È importante, vedete, non vi insegno queste cose perché sono un maniaco della tecnologia, figuratevi, poi anch'io poi certe volte me le dimentico, quindi le devo rivedere, però sono importanti in questo caso, perché quando noi realizzeremo la sincronizzazione con le colonne sonore, con la parte audio, lo spostamento di un singolo fotogramma è di fondamentale importanza. Facciamo una prova. Se io dovessi spostare, ecco, se io dovessi in qualche modo agganciare questo clip di più su uno di questi due picchi d'onda, questa è un'operazione che io non posso fare manualmente così, perché sarebbe un'operazione grossolana. Devo lavorare fotogramma per fotogramma. Per lavorare fotogramma per fotogramma, l'opzione più, diciamo, comune è quella di zoomare la timeline, quindi ampliare la vista della timeline. Guardate, se io la porto da ampio all'infinito qui, cioè porto la testina fino al limite massimo dell'opzione di zoom, ecco che ho una visione fotogramma per fotogramma. Però capite che in questo modo, specialmente se non ho dei grossi schermi a disposizione e con una buona risoluzione, può diventare molto problematico lavorare in questo modo. Quindi ritorniamo alla visualizzazione precedente e cerchiamo di capire come possiamo fare. Allora, abbiamo detto che premiamo il tasto virgola e vedete, la virgola per volta noi spostiamo il clip, oppure un punto per volta noi realizziamo questa operazione. Quindi tasto virgola e tasto punto della tastiera. Se noi, rimanendo sempre in questo campo, cioè lo spostare il clip, aggiungiamo i pulsanti Command e Shift, quindi premiamo Command, Shift e virgola, vedete che abbiamo una inversione, una
come dire, una, un rimpiazzamento della posizione dei clip, in questo caso verso sinistra. Se usiamo la stessa opzione con il tasto punto, ritorneremo alla posizione precedente perché abbiamo ottenuto una, un rimpiazzo della posizione dei due clip. Allora, ricordatevi che queste due opzioni sono di grande importanza e valgono ovviamente sia quando state operando in ambito di messa a punto, cioè state proprio lavorando sulla composizione finale del vostro filmato, ma anche quando state operando un montaggio grossolano, un draft cut, che perché state posizionando i clip, state cercando di capire quali sono i fotogrammi sui quali lavorare ed effettuare le sincronizzazioni e così via. Allora vi faccio vedere ancora una volta la slide, così potete anche prendervi un appunto, quindi shift e cancelletto a sinistra, taglia e colma il vuoto, quindi abbiamo un ripple delete e poi command shift e poi virgola e punto per spostare di un fotogramma il vostro clip. Se avete compreso fin qui, adesso dobbiamo affrontare un discorso difficile da capire. Quello che adesso io vi spiegherò per il prossimo 10 minuti, quarto d'ora, grosso modo, non è necessario che voi lo impariate, ma a mio parere è indispensabile che voi sappiate che esiste questo modo di operare. Poi, dopodiché, quando monterete il vostro film, farete delle prove tecniche, userete un sistema o l'altro, senza magari ricordarvi che state operando un montaggio per esempio con scarto o un montaggio senza scarto oppure un montaggio di tipo ripple o una variante di trimming che potete fare nella timeline. Vi introduco anche dei concetti, una nomenclatura chiaramente. Quello che ho detto prima per la tipologia del montaggio vale anche per la nomenclatura. Non è necessario che vi ricordiate esattamente tutti questi termini, dipende dal livello in cui desiderate operare, però è bene che voi un certo approccio corretto qualcuno ve lo fornisca. Ebbene, quel qualcuno oggi sono io e quindi cercherò di fornirvi proprio questo approccio. Che cos'è il montaggio con scarto e senza scarto? Però questa è, il nostro, è la nostra timeline di partenza. Il nostro clip di riferimento è sempre quello rosso e viene preceduto e seguito da altri clip diversamente colorati. Questa è la lunghezza che noi abbiamo stabilito, quindi da un punto di in a un punto di out, da un punto un time 0, non so, 30 secondi, 10 minuti di film o quello che è. Se è senza scarto, noi ci ritroveremo a compiere delle operazioni di montaggio senza modificare la durata del clip. Se vedete la differenza tra questo, il nostro clip di riferimento rispetto a quello precedente, che cosa notate? Notate che abbiamo allungato la durata del clip rosso e ovviamente è stata accorciata quella del clip verde, notate? Per forza, perché stiamo operando un montaggio che deve preservare la lunghezza della timeline. Quindi tutte le operazioni che noi svolgiamo in un clip vanno a scapito di quello precedente o di quello successivo, o precedente o successivo. Il montaggio invece con scarto si ha quando si modifica proprio la durata del film. Allora notate che in questo caso abbiamo svolto sempre la stessa operazione, cioè il clip rosso è grosso modo alla stessa durata di quello precedente. Qui abbiamo operato un montaggio a scapito del clip azzurro, però questo montaggio ha comportato proprio un ridimensionamento della timeline. Perché? Perché abbiamo proprio tagliato un pezzo del clip che non è stato sostituito da un'analoga durata del clip rosso. Vedete qui la parte tagliata del clip verde corrisponde a questo pezzetto, che corrisponde a che cosa? Al pezzetto che abbiamo aggiunto del clip rosso. Quindi se io taglio 10 secondi del clip verde, devo aggiungere 10 secondi del clip rosso. Vi è chiaro il meccanismo, no? 10 secondi tagliati, 10 secondi aggiunti. Qui invece io non ho fatto così, ho tagliato i 10 secondi del clip azzurro
e però ho spostato tutta la timeline, ho operato un taglio appunto con scarto. Quando io prendo un filmato, ecco, prendo un filmato come questo, come vi ho insegnato il webinar scorso, abbiamo inserito i punti di in e out, quindi abbiamo prelevato solo questo pezzetto, cioè la parte che va da qua, lo vedete, fino a qui, ecco, solo questa parte. Abbiamo lasciato fuori, sia a destra che a sinistra, abbiamo lasciato fuori degli altri fotogrammi, perché il filmato continua, procede, vedete? Sto spostando il filmato un po' verso destra, un po' verso sinistra, vedete, attraverso questa operazione, che è un'operazione di trimming, che a poco vi insegnerò a effettuare, che mostra le maniglie, cioè le maniglie sono i fotogrammi eccedenti sul lato destro e sul lato sinistro del nostro clip, lo vedete qua, quindi ho un margine di manovra. Ecco, questo margine di manovra mi consente di fare delle operazioni di montaggio particolarmente interessanti, è quello di cui volevo parlare. Altrimenti, se io non avessi queste maniglie, non potrei fare un'operazione di montaggio senza scarto, se non avessi proprio questi fotogrammi, perché se non avessi questi fotogrammi non potrei determinare, per esempio, cambiare la durata di questo clip. Devo avere queste maniglie. Queste maniglie si chiamano handler e sono i fotogrammi eccedenti i punti di in e out. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i punti di in e out di questo clip sono questo è il punto di in e questo è il punto di out. Lavorare con le maniglie è molto importante. Perché? Perché tutte le operazioni di montaggio sostanzialmente utilizzeranno questi elementi in più che noi possiamo disporre sulla parte di in o di out del nostro clip. Torniamo un attimo alle nostre slide. Quindi avete compreso che cosa significa il montaggio senza scarto e con scarto, avete compreso che cosa significa disporre di maniglie, io ho cercato di disegnarlo qui, no? Quindi abbiamo il clip rosso, ma in realtà il clip rosso è composto da una serie aggiuntiva di fotogrammi. Il montaggio Ripple è un montaggio che provoca sempre uno scarto, perché è un montaggio che taglia e aggancia i clip. E si fa nelle condizioni del cursore su A. Guardate, sembra difficile la spiegazione, ma in realtà è molto semplice. Torniamo alla nostra timeline. Avete notato che qui abbiamo la nostra freccia e se voi passate il mouse appare la scritta Selection Mode A. A vuol dire Arrow, cioè freccia in sostanza. Noi in modalità Arrow, modalità freccia, facciamo un montaggio Ripple Delete, cioè un montaggio appunto che, come spiega qua, lascia sempre uno scarto. Ecco come funziona, è il classico montaggio che fanno tutti, si acchiappa un'estremità in o out del clip, si decide di ridurlo a questo punto e di collocarlo qui e qui io o devo inserire qualche cosa oppure devo chiudere il buco. Se chiudo il buco faccio un ripple delete, chiudo il buco e faccio un ripple delete, o altrimenti inserisco un clip all'interno di questi due buchi. Abbiamo quindi un montaggio con scarto. E questo è il modo, come dire, l'approccio di tutti i profani, di tutti coloro che così iniziano a montare il film, che non è sbagliato, Voglio dire, ognuno poi deve trovare le sue metodologie. Però sappiate che sì, è un montaggio di un certo tipo. Abbiamo invece anche delle soluzioni più complesse, molto più interessanti per ottenere un prodotto di qualità, nel senso che sia equilibrato e che presenti le varie successioni di fotogrammi sulla timeline proprio in modo corretto da un punto di vista narrativo, che è
il montaggio trim, questo, il trimming. Il trimming si ottiene attraverso il tasto T. Io già nel webinar precedente vi avevo parlato della differenza tra la modalità A e la modalità T attraverso le quali impostare la player. Il montaggio trim è quello che mi avete visto fare prima, cioè questo, quando io, schiacciando la T sulla tastiera, modifico il cursore qua, il cursore del mouse, e quindi posso operare sui ritagli che i clip possono avere più o meno ampi a destra o a sinistra. Però il montaggio trim si divide a sua volta in due tipologie di montaggio che sono rappresentati da due nomi che sono quelli che noi utilizziamo in realtà, e sono il montaggio slip. Il montaggio slip è un montaggio sempre senza scarto, perché modifica, attenzione a quello che vi dico, contemporaneamente i punti di in e out del clip usando le maniglie. È il montaggio slip. Guardate, tipico del montaggio slip è questo che vi ho fatto appena vedere. Allora, ricapitolando, io passo da un cursore, colloco la playhead dove voglio svolgere le mie operazioni e seleziono il clip. Poi premo il tasto T e passo al montaggio trim. È un montaggio trimming interno al clip. Quindi premo sul mouse ed ecco che io posso spostare i punti in e out contemporaneamente del mio clip. A che cosa mi serve questo? Mi serve per fare delle operazioni sia di draft, per esempio posso decidere di draft cut, posso decidere di partire da qui, che non vedo la testa di quest'uomo, oppure posso partire da qui, vedo la testa del pescatore, ma posso anche utilizzare il sistema di trimming per un montaggio di precisione, in modo tale da collocare molto bene, fotogramma dopo fotogramma, collocare molto bene il clip rispetto ai clip precedenti e successivi, oppure per sincronizzarlo nella colonna audio. Quindi ripeto, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo prima compreso che cos'è un montaggio ripple, cioè un montaggio dove noi tagliamo grossolanamente, tagliamo i clip, li spostiamo, poi dobbiamo occupare i buchi o con altri clip oppure togliendoli. Questo tipo di montaggio si chiama ripple. Un montaggio ripple delete è un montaggio che toglie, per esempio, i buchi che abbiamo inserito. Poi abbiamo il trimming, che è un montaggio invece più fine e che è composto da due tipologie. Lo slip, l'abbiamo appena visto. Lo slip consente di modificare proprio i fotogrammi di in e out interni al clip. E poi abbiamo il montaggio slide, che può essere con o senza scarto, perché in realtà il montaggio slide che cosa fa? Sposta gli in e gli out dei clip adiacenti sovrascrivendoli, mentre lo slip mantiene quindi la durata e la posizione anche del clip. Lo slide invece modifica la timeline, e dunque può essere o con scarto o senza scarto. È più difficile da spiegare che da fare, ecco perché so già che voi vi butterete sul fare senza imparare e curarvi minimamente degli aspetti teorici del montaggio. Vediamo come funziona. Allora, siamo nella posizione A, quindi della mia AVO, poi premo il tasto T, seleziono il clip sul quale voglio lavorare e cerco di collocarmi nei punti di aggancio. Vedete come cambia la testina? Vediamo che cosa succede quando io mi colloco esattamente in mezzo ai punti, cioè di aggancio di due clip. Non prendo il punto di in dell'uno o il punto di out dell'altro. Vedete la differenza? Qui sto prendendo il punto di out del clip, di questo clip che non è selezionato, qui sto prendendo il punto di out di in invece del clip che ho selezionato, e con questo invece lavoro su tutti e due. Vediamo cosa succede. Se io lavoro in questo caso, quindi collocandomi al centro su tutti e due, che cosa succede? Vedete che la timeline non viene modificata. Non ho un montaggio con scarto, un montaggio senza scarto.
viene solo sistemato il punto di incontro dei due clip, quindi l'out dell'uno e l'in dell'altro. Sulla base di che cosa? Sulla base dei fotogrammi del clip sul quale sto manovrando. In questo caso io sto allungando quello di destra, e cioè di sinistra, e in quest'altro invece allungo quello di destra. Vedete che però ho un limite, non posso andare oltre questo punto. Perché non posso andare oltre questo punto? Beh, perché questo è il limite di quelle famose maniglie di cui vi ho parlato prima. Lo capite adesso qual è in cosa consiste il sistema? Invece differente è la questione se io opero sempre un montaggio di trimming, però utilizzando per esempio il punto di out del filmato precedente. Vedete che si sposta tutta la timeline, e fino a quando si sposta? Beh, si sposterà fino a quando esisterà una maniglia sulla quale lavorare. E lo stesso vale per l'altro filmato, quello collocato al fianco. Vedete, raggiungo la fine della maniglia, eccolo qua, che poi sarebbe l'inizio, no? In sostanza, di questo filmato, e lavoro sul punto di in di questo. Oppure, vi ripeto l'operazione, in questo caso lavoro sul punto di out del filmato precedente. Quindi lavoro punto di out del filmato precedente, ho questo icona che è del cursore, oppure punto di in del filmato successivo, e ho quest'altro tipo di cursore. Se lavoro invece in mezzo, quindi prendo entrambi i punti di in e out, lavoro sulla coppia dei punti di in e out, non c'è problema, perché nel momento in cui aggiungo fotogrammi a un clip ne tolgo a quello adiacente, quindi l'insieme della durata della timeline rimane uguale. Vi posso già dire che quando svolgeremo il webinar che parla dei raccordi, parla del campo contro campo, eccetera, noi useremo delle operazioni di trimming, per noi saranno indispensabili proprio per avere un taglio molto preciso. Ma perché dobbiamo avere un taglio così preciso? Beh, lo dobbiamo avere perché ci sono delle regole nel montaggio. Di queste regole non vi parlo adesso, perché sono appunto le regole dei raccordi, però le dovremo affrontare. E la conoscenza di queste regole e con l'applicazione di un montaggio di trimming, sia con scarto che senza scarto, come preferite, secondo la vostra necessità, è esattamente quello che ci consentirà di svolgere delle operazioni coscienti da un punto di vista narrativo, cioè di creare una buona storia. Altrimenti, senza una certa padronanza di questo meccanismo, state sicuri che la nostra non sarà sicuramente una buona storia. Può essere un'affermazione importante che magari voi è la prima volta che sentite, ma vi assicuro che la verità, e poi vedrete che un po' per volta si dimostrerà questa cosa. Quindi ripetiamo, il montaggio con scarto. Il montaggio con scarto può essere sia di tipo ripple che di tipo trim slide. E quindi operiamo con una testina, cioè col cursore, in modalità A oppure in modalità T, arrow o trimming. E il montaggio slide è un montaggio sui punti in e out, quindi sposta l'in e out della clip usando le maniglie, vedete? E poi abbiamo il montaggio senza scarto. Questo è un esempio di cut tradizionale dove viene lasciato un buco. Questo è il montaggio slide con le sue spiegazioni, questo è il montaggio slip con le spiegazioni che vi ho già fornito adesso. Ricapitoliamo, la freccia A, quindi arrow, e poi il tasto T sulla tastiera per il montaggio, per il trimming. Il trimming ha tre opzioni. Una interna, la vedete? Questo è uno slip. Lo slip scivola. Questo, ecco, un altro slip perché scivola. Abbiamo due tipologie di slip e poi abbiamo invece due tipologie di slide, quindi di sovrapposizione con scarto, perché la timeline viene modificata. Ve lo ricordate? Dovete fare queste due prove. Tutto parte da A e T. Adesso vediamo che cosa ci offre il programma che abbiamo, che
ho organizzato per questa mattinata. Adesso qui abbiamo delle operazioni interessantissime da fare, che sono quelle di trasformazione proprio visuale del clip. Quindi dobbiamo tagliare, dobbiamo però tagliare in un modo diverso, non tagliamo sulla timeline, tagliamo proprio il clip. Dobbiamo modificare il modo in cui l'immagine appare e quindi utilizzeremo le operazioni di transform e di crop. Se vi ricordate, una ventina di minuti fa vi avevo mostrato che c'era una finestra dalla quale si poteva operare in questo modo. Bene, allora non ci resta che ritornare alla nostra timeline e vedere che cosa dobbiamo fare. Notate innanzitutto che sulla timeline, quindi nel progetto che vi ho condiviso, voi avete sia dei clip video, quindi sono, questo è un filmato, io lo faccio partire ed ecco qua che il filmato, perfetto, il filmato avanza. Ma avete anche dei contributi fotografici. Se prendiamo il clip precedente, notate che il clip precedente, cioè questo, con le sue belle nuvolette che scorrono, ecco, questo clip viene tagliato giustamente dalle bande nere che vi ho spiegato poc'anzi come inserire. Però nella sua lunghezza i punti iniziali e finali di quest'area coincidono, non abbiamo degli scarti. Quindi noi vogliamo fare che cosa? Vogliamo fare in modo che i bordi della lunghezza di questa immagine coincidano con i bordi di visualizzazione della schermata di proiezione del film. Dunque, come devo operare? Quindi entro sempre in modalità A sulla tastiera, quindi arrow, seleziono il clip e a questo punto cerco il pulsantino di modifica e quindi di taglio e ridimensionamento dell'immagine, che è questo, ha anche una sua bella linguettina qua sulla destra. Quindi cominciamo con transform e queste sono operazioni a questo punto che dovete conoscere benissimo, molto intuitive, perché quante volte le avete viste in 10.000 oggetti grafici sui quali operate. Allora prendiamo la nostra immagine, fare questo cerchio e quindi posso ruotare l'immagine, per esempio la posso raddrizzare. Ecco, per esempio, diciamo che l'orizzonte lo possiamo stabilire così. E poi opero con le maniglie, quindi allargo questa immagine fino a mostrare, per esempio, un po' di più il faro che si vede sul fondo e poi la posso far scivolare in modo tale che il faro sia in una posizione corretta, che può essere questa. Per operare in questo modo, quindi con l'opzione di trasformazione dell'immagine, devo anche rimpicciolire un po' il piano di lavoro, perché altrimenti vedete che sono spariti i punti di aggancio con i quali posso lavorare. Allora come farò? Farò così. Qui sceglierò un tipo di dimensionamento dell'impostazione dello zoom diverso, che mi consente di lavorare, ecco così, per esempio, e di vedere bene la prospettiva dell'immagine. La posso anche collocare più sulla destra. Poi un clic di nuovo nell'opzione di transform per togliere questa opzione e quindi ritorniamo per esempio a una modalità precedente di visualizzazione che può essere questa. È inutile dirvi, spero che lo sappiate, che ovviamente più ingrandisco la mia immagine, sia fotografica che cinematografica, video, e più ho probabilità che questa immagine non appaia correttamente, per esempio manchi di definizione e quindi mostri i pixel e quindi produca un effetto sgradevole. Quindi avete capito come funziona? Proviamo a farlo su questo clip. Diciamo che per qualche motivo voglio fare un'operazione inversa, voglio cioè
ridurlo questo a un piccolo riquadro per creare un effetto di distacco, quindi di discontinuità rispetto alla visione precedente, a quella successiva, allora farò così. Vi ricordate? Scelgo l'opzione di trasformazione e poi acchiappo un vertice dell'immagine e la posso ridurre in questo modo. E quindi avrò questo passaggio da un'immagine cinematografica, così, poi a questa, e poi alla ripresa, in questo modo, delle altre immagini. Sono effetti da studiare che possono essere interessanti. Non è detto che in un'opzione di montaggio io debba sempre avere la stessa modalità di rappresentazione, dipende. Certo che la continuità favorisce la lettura del racconto, mentre la discontinuità fa perdere la visione del racconto e fa concentrare lo spettatore sulle opzioni di montaggio, cioè su quello che noi abbiamo fatto. Ritorneremo su questi argomenti quando parleremo proprio dei raccordi e delle varie modalità, appunto, di rappresentazione visuale del racconto. La seconda operazione invece riguarda il taglio. Dobbiamo distinguere appunto tra ridimensionamento dell'immagine e proprio invece taglio. Io non voglio che si veda tutta questa immagine, voglio solo che si colga questo aspetto, cioè solo questa parte bianca con questo squarcio nel cielo qui sulla destra. Allora, seleziono sempre il clip, la testina, il cursore deve essere in modalità A, poi mi reco sempre nella sezione della trasformazione, però scelgo l'opzione di crop. Eccolo qua, stiamo facendo un crop dell'immagine. E allora, se con le stesse maniglie io opero come ho fatto prima, quindi trascinandole, non ho più un ridimensionamento di tutta l'immagine, ma ho una sua trasformazione. Quindi, cioè, scusate, ho un taglio, un crop, quindi ne prendo una parte, in sostanza. Ed ecco come funziona poi. Abbiamo preso solo una parte centrale. Magari qui potrebbe anche non avere un gran senso, ma nell'immagine del faro invece sì, e potremmo scegliere un crop per isolare, posto che appunto si riesca a isolare ancora un po' di più il faro, e poi così, ecco, e poi combino l'operazione di crop con un'operazione di trasformazione e quindi ritorno ad allargare l'immagine per avere questa visione, posto chiaramente, come dicevo prima, che l'immagine sulla quale sto lavorando abbia una risoluzione tale da permettermi di compiere questa operazione senza sgranarla troppo. Che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto le operazioni di trasformazione di crop dell'immagine, cioè quegli elementi fondamentali che noi dobbiamo cominciare ad applicare nel momento in cui creiamo non più la struttura della storia in un montaggio grossolano, in un primo montaggio, in un draft cut, chiamatelo come preferite, ma cominciamo a entrare nella rifinitura del montaggio e quindi la storia sarà quella, però a questo punto desideriamo che venga raccontata bene. E guardate che queste operazioni sono quelle che normalmente non vengono fatte da chi, dai profani, diciamo così, da chi monta qualche filmato ogni tanto per i suoi amici, oppure a scuola, oppure perfino anche in qualche azienda piccola o media, c'è qualcuno che si offre di fare qualche cosa in termini video, così è raro che applichi questo tipo di
operazioni che invece, vedete, ci consentono proprio di lavorare molto bene sulle immagini. Abbiamo chiuso con il montaggio di trasformazione e di ritaglio dei clip o delle immagini. Ci sono altre operazioni che dobbiamo fare, quindi vediamo che cosa possiamo fare. Possiamo operare per esempio attraverso un change clip duration oppure un change clip speed e un retime control. Nel primo caso lavoriamo sulla durata delle immagini, di immagini e clip, utile per esempio quando si usa in gruppi, perché possiamo selezionare tutta una serie di clip e svolgere un cambiamento della loro durata contemporaneamente. Oppure possiamo cambiare la velocità del clip. Allora, se cambiamo la durata, noi manteniamo intatta la velocità. Se cambiamo la velocità, ovviamente cambiamo anche la durata, chiaramente. E poi abbiamo un'opzione interessantissima che ci consente di usare la playhead per trascinare la velocità del clip e addirittura per cambi differenziati di velocità. Non so se avete presente quegli effetti che sono molto in voga nel cinema, specialmente nel cinema d'azione, ma che derivano poi dalla pubblicità, e per cui vedete il tizio, il killer, prendere l'arma, poi spostarsi rapidamente verso la porta d'ingresso, poi rallentare molto e poi riprendere a velocità normale per recarsi presso la sua vittima. Ecco, questo è uno schema tradizionale. Questo viene realizzato attraverso il retime control. Vediamo come funzionano queste tre cose e come possiamo operare per applicarle. Prima di tutto dobbiamo scegliere un clip che abbia un po' di maniglie, perché altrimenti non possiamo svolgere questi lavori. Questo ne ha abbastanza, devo dire. E cerchiamone anche un altro, e anche questo ne ha abbastanza. Perfetto. Allora, qui questo è anche carino, il mare. Lavoriamo un po' sul mare, che non l'abbiamo fatto. Togliamo gli elementi di trasformazione, riposizioniamo la visualizzazione in modo che occupi lo schermo, e poi a questo punto che cosa facciamo? A questo punto con il tasto destro del mouse, cominciamo a modificare la durata del clip, change clip duration, poi change clip speed e poi retime control. Change clip duration, vediamo che cosa succede. Succede che possiamo stabilire, per esempio, che anziché, eccolo qua, 3 secondi, questo filmato duri 4, aggiungiamo un secondo, cambiamo ed ecco che cos'è successo. È successo che il filmato si è allungato di una determinata misura, che è quella che noi abbiamo stabilito. Rifacciamo l'operazione. Abbiamo detto tasto destro del mouse, change clip duration, e scriviamo proprio qui all'interno. Vedete, qui abbiamo 3 secondi e 0,3 che cos'è? Dovreste saperlo perché l'ho spiegato l'altra volta, seppur in un altro contesto. Lo 0,3 sono i fotogrammi. Possiamo anche lavorare sul singolo fotogramma, per esempio arriviamo a 20 fotogrammi, avremo 3 secondi e quasi 4. Change, ed ecco che il nostro clip si è allungato di quei fotogrammi che abbiamo aggiunto. Notate che questa operazione in realtà è un'operazione di montaggio. Di che tipo? È un trim o un ripple? Dovreste darmi una risposta. Non sento la risposta, ve lo dico io, è un ripple, perché abbiamo spostato, scusate, è un montaggio di tipo senza scarto, quindi è un trim, abbiamo spostato semplicemente la durata di questo clip che si è sovrapposto a quello successivo. Lo possiamo fare anche così, osservate che anche in questo modo mi appaiono i fotogrammi che io aggiungo, quindi mi dice sotto in grigio abbiamo la durata totale di questo clip e sopra abbiamo la porzione che è stata aggiunta. Notate che tra l'altro qui di fotogrammi ce n'è 25,
31, 33, 40, 42 e poi aumento di un secondo nel momento in cui arriva a 50. Perché? Perché questo è un clip registrato a 50 fotogrammi al secondo, non a 24. Quindi quando io ho fatto questa operazione, change clip duration, e ho inserito qua 20 fotogrammi, in realtà non sono arrivato a quasi 4, perché questo non è un classico clip a 24 fotogrammi, ma è un clip invece a 50 fotogrammi al secondo. E quindi se ripetiamo questa operazione, qui aggiungiamo per esempio 49, avremo 3 secondi e 49, questo corrisponde quasi all'aggiunta di un altro secondo di film. Bene, abbiamo esaminato con il tasto destro del mouse l'opzione del cambiamento della durata del film attraverso un'impostazione numerica. Vediamo ora l'opzione Change Clip Speed. Change Clip Speed dice che ho un filmato di 50 frame per secondo. Interessante. Guardate che molti dispositivi con i quali lavorate, che possono avere i vostri studenti o le persone con le quali dovete collaborare in un'azienda, per dire, hanno, quindi dispositivi smartphone, sono di grandissima qualità proprio per la registrazione di filmati e molto spesso possono registrare anche a 50 frame per secondo, cioè al doppio delle nostre necessità. Registrare a 50 frame per secondo vuol dire che se io riduco la velocità del clip al 50%, ottengo una velocità, una quantità di frame per secondo che è quella che corrisponde a una visione cinematografica. Vuol dire che avrò un ottimo rallentato, un rallentato che non mostrerà degli scatti o una mancanza di frame, o dovrà ricostruire dei frame intermedi per in qualche modo mantenere questa qualità. Vediamo che cosa succede. Allora, ripeto, avevamo un clip ovviamente impostato a 100, che è questo. Abbiamo cliccato col tasto destro del mouse e abbiamo scelto di cambiare la velocità, lo speed di questo clip. L'abbiamo impostato al 50%. Abbiamo ottenuto una diminuzione dei frame, ovviamente, perché abbiamo allungato il tempo e poi gli abbiamo detto va bene, applica questa operazione. Che cosa è successo? Non abbiamo avuto dei cambiamenti nella timeline, perché la durata del clip è la stessa. Sono cambiati ovviamente i punti di in e di out di questo film e infatti ecco che si presenta, lo faccio rivedere, la transizione che togliamo così lo vediamo subito dall'inizio. Vedete che il movimento delle onde è molto più lento. Facciamo il contrario, quindi ritorniamo alla posizione di partenza, però sempre la transizione, tasto destro del mouse, change clip speed, e invece voglio aumentare la velocità al doppio e quindi aumenteranno anche i fotogrammi per secondo, addirittura 100 fotogrammi per secondo. Sicuramente non perdo la qualità del film, però vediamo che cosa succede. Succede che, vedete, il mare corre molto più velocemente. Perché ho potuto fare questa operazione? Ragioniamo un secondo. Come mai ho potuto accelerare? Perché accelerare vuol dire aggiungere dei fotogrammi. Dove è andato a prendere i fotogrammi da aggiungere? Beh, è andato a prendere delle famose maniglie. Infatti, guardiamole qua, le maniglie, eccole qua. Se non avessi avuto queste maniglie, questa operazione non sarebbe stata possibile. Perché mentre il rallentamento lavora sui fotogrammi di in e di out, quelli che ho, non ho bisogno di maniglie, invece l'operazione di accelerazione comporta dei fotogrammi aggiuntivi, perché vedrò molti più fotogrammi in un secondo di quanto ne potessi vedere prima. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato sul change clip speed.
Ritorniamo alle impostazioni originali 100. E riprendiamo il change clip speed. Vediamo che cosa possiamo fare con una doppia operazione, cioè lo rallentiamo e oltre a rallentarlo utilizziamo l'opzione di reverse. Vediamo cosa succede. Oh, l'acqua sale sugli scogli, interessante. Abbiamo creato un effetto molto curioso. È un effetto che è curioso perché non è naturale in questo caso. Dovete fare attenzione alle operazioni di reverse, perché se c'è qualcuno che cammina o un'auto che si muove, voi vi trovate ovviamente a vedere il loro movimento al contrario. Ritorniamo nella stessa posizione di prima. Abbiamo chiuso questo argomento che lavora sulla durata e sulla velocità del clip attraverso che cosa? Attraverso una finestra di dialogo, che sarebbe questa, quindi impostando dei valori sostanzialmente, una finestra di dialogo. Vediamo invece un modo molto più grafico e affascinante di lavorare con questa tematica usando un altro tipo di opzione. Qui dovete sforzarvi un po' la vista per osservare bene quello che avviene a schermo. Guardiamo il Retime Control, quindi abbiamo premuto il tasto destro del mouse e scendiamo, vedete, nel menu rispetto ai due che abbiamo usato prima, scegliamo il Retime Control. Il Retime Control aggiunge una nuova grafica in questo clip. Prestate una grande attenzione a quello che vi dico adesso, perché la parte che noi dobbiamo utilizzare è questa gialla. Se noi operiamo a questo livello, guardate cosa succede. Noi operiamo a questo livello e possiamo aumentare, eccolo qua, fino a che avremo a disposizione dei fotogrammi, noi possiamo aumentare o diminuire la velocità del clip. E guardate sotto la percentuale che appare, noi siamo arrivati non al 50 ma addirittura al 15% di velocità. Questo è un modo molto più simpatico di lavorare che non attraverso la finestra. Allora, ritorniamo nella posizione iniziale. Ecco. Faccio clic sul clip e scelgo il Retime Control. Retime Control, devo stare attento a che la testina arrivi in questa posizione e assuma questa figura. E poi la porto, per esempio, al 50%, quindi otterrò lo stesso effetto di prima. Però in questo caso è molto più visuale, cioè posso controllare veramente il movimento, posso dire che così per esempio è troppo poco, posso tornare indietro, magari ecco così, e vediamo che cosa succede. Per chiudere questa opzione di visualizzazione utilizzerò questo tastino X. Naturalmente le operazioni le posso fare in entrambe le direzioni. Vediamo adesso che cosa propone la nostra slide. Trascinare la velocità del clip per cambi differenziati di velocità. Vediamo come può funzionare questo sistema. Cioè voglio creare appunto quell'effetto da killer che abbiamo visto prima, cioè di cui vi ho parlato prima. Quindi, Retime Control. Poi, qui sotto cerco, ecco, Add Speed Point. Poi trascino il clip, sposto anche questo punto. E quindi ritrascino di nuovo il clip.
porto un po' più indietro questo, un po' più avanti, se no temo che non si veda bene. Ecco qua, così. Ecco, e che cosa ho creato? Come potete vedere, ho creato dei diversi punti di attacco e stacco della velocità del clip. Se notate, qui, la velocità è del 27%. Posso anche cambiarla così, possiamo metterla al 10%, così si nota ancora di più. E sposto questo un po' più indietro, ecco così. Siamo qui al 13%. Poi la velocità è del 57%, lo notate? E poi invece abbiamo una velocità del 27% qui. Ecco, qui cambia ancora velocità, diventa ancora più bassa. 10%, vedete? Naturalmente si è allungata anche la durata del filmato. E poi qui riprende una velocità normale. Se noi combinassimo questa possibilità con le operazioni di trimming, quindi trasformiamo il tasto T del mouse, che cosa possiamo fare? Possiamo dirgli che quando è a questo punto preciso, quando è a questo punto io voglio mostrare qua l'onda che salta e voglio quindi un rallentamento maggiore perché voglio concentrare l'attenzione sull'onda che salta. Dovrò operare per fare in modo che questo punto di attacco finisca qui. Queste cose ve le spiegherò quando si lavora con i keyframe e con i marker, e quindi uno di quei montaggi di cui vi parlavo prima, che sono gli attacchi sul movimento. Per adesso torniamo indietro e siamo arrivati grosso modo alla conclusione del nostro webinar con gli ultimi discorsi da fare che riguardano il montaggio audio, di cui vi parlerò però a questo punto la volta successiva. Intanto ve lo voglio introdurre questo argomento con una considerazione teorica che vi fornisce alcuni dati che sono importanti per riflettere. Io comincerei da questa affermazione. Dovete sapere che il video può essere anche molto degradato, le immagini possono essere anche molto degradate, ma l'audio deve essere di qualità. Normalmente noi possiamo accettare delle immagini che non siano di grande qualità, quindi per esempio potrei sgranare anche parecchio quella famosa immagine del faro che abbiamo visto prima, ma con una colonna sonora, eventualmente un parlato di grande qualità, io percepisco un buon racconto. Sarebbe un discorso complesso da fare, ma nella civiltà cosiddetta delle immagini, questo è un dato molto importante. Le immagini non dominano così come noi pensiamo che dominino. C'è tutto un discorso, se volete, potete leggere quello che ho scritto qui su questo testo, che adesso vi mostro. È un testo gratuito che fa un'analisi precisa sui rapporto tra media visuali e media uditivi, e che si intitola, eccolo qua, questo, linguaggio e narrazione. Potete scaricare linguaggio e narrazione da uno store qualsiasi, è gratuito, e questo raccoglie delle lezioni che ho tenuto in un master universitario per alcuni anni, che in forma ridotta è un saggio che parla proprio del rapporto tra audio e video, e fa alcune considerazioni sulla necessità di un recupero narrativo. Però in sostanza vi parla di questo: l'audio, il fenomeno sonoro, è un fenomeno ad alta definizione, come diceva McLuhan, mentre la televisione, mentre la visuale è un fenomeno a bassa definizione. Tra l'altro questo viene confermato in dati tecnici, quello che vi ho spiegato, da questo fatto che quando noi percepiamo un aspetto sonoro, per avere diciamo il minimo di una qualità audio, dovremmo avere un campionamento di questo genere. Mentre l'occhio, per simulare una corretta visione del movimento,
per esempio che avviene attraverso l'occhio, sono sufficienti 24 fotogrammi al secondo. Non so se vi rendete conto dello scarto tra i nostri due organi e della grandissima precisione che ha l'orecchio rispetto invece alla scarsa precisione che viene rappresentata dall'occhio. Se noi possiamo rappresentare così il campionamento audio, il campionamento invece dell'immagine è rappresentato in questo modo. Quindi ecco perché siamo molto più sensibili alla qualità di un fatto sonoro rispetto a quello di un evento legato delle immagini. E poi abbiamo degli elementi comuni ovviamente che riguardano la profondità del suono e la profondità del video, lo spazio del suono che corrisponde allo spazio colore del video. Quindi ci sono degli elementi molto simili, ma questi elementi simili poggiano sulla principale differenza tra i nostri due organi e la capacità di raccogliere la risorsa con la quale entrano in contatto in modo più o meno definito. Quando noi poi concluderemo il nostro filmato, penso che nella stragrande maggioranza dei casi voi lo collocherete in qualche spazio web affinché sia visto o scaricato o visto in modalità streaming. Però dovete sapere che nel cinema noi dobbiamo avere un range molto elevato per fare in modo che i picchi siano a livello zero. Bisogna che normalmente, questa è l'operazione che si fa, i decibel di uscita siano addirittura meno 36. I livelli di uscita per un prodotto di tipo cinematografico sono estremamente bassi. E per quanto riguarda il video, invece, c'è lo spazio colore di riferimento, viene denominato P3. È un tipo di spazio colore che adesso comincia anche a essere visualizzato attraverso i monitor dei computer, per cui possiamo avere un buon riscontro. Per esempio gli iMac oppure gli iPad Pro hanno uno spazio colore P3, vale a dire che quello che noi vediamo, il film che noi vediamo, ha effettivamente lo spazio colore corretto, lo stesso che noi possiamo osservare all'interno di una sala cinematografica. Non è interessante questo discorso? Vuol dire che le differenze tra una produzione amatoriale e una produzione invece professionale si riducono moltissimo. Oggi abbiamo veramente alla portata di tutti un livello di qualità eccezionale, salvo poi ovviamente sapere come si fa a regolare i picchi in questo modo, lo spazio colore e tutto il resto. La TV broadcast invece viaggia da meno 6 decibel, grosso modo, per l'audio, una tipologia di spazio colore che viene chiamata REC 709, con una gamma di 2,4. No, sono dati tecnici, ma ve li mostro per farvi vedere proprio come bisogna in determinati casi prestare una grande attenzione, e siamo entrati in un mondo che non è così semplice e scontato come potrebbe apparire. Per il web, che alla fine poi è il discorso che a noi interessa, abbiamo un livello di decibel che dovrebbe rimanere intorno allo zero e lo spazio colore normalmente un REC 709 con gamma 2,2. Di tutto questo parleremo poi in una prossima occasione, quando vedremo come si può fare il trim di una colonna sonora e poi come vedremo anche come si regolano i volumi e come si possono utilizzare anche determinati filtri che sono inseriti in DaVinci Resolve. Bene, com'è andata? Spero di essere stato chiaro, ho spiegato delle cose anche un po' teoriche, vi ho insegnato un po' di nomenclatura, abbiamo parlato dei tipi di montaggio, vi ho insegnato prima di tutto alcuni sistemi attraverso l'uso della tastiera e il cambiamento del cursore per costruire un montaggio più raffinato, più preciso, quindi anche sul fotogramma. Vi ho spiegato come invertire anche i clip. Abbiamo parlato del montaggio con scarto e senza scarto. Abbiamo parlato del montaggio di tipo ripple e poi delle opzioni di trim, che invece si dividono a loro volta in slide e slip. Abbiamo visto quali sono queste operazioni e come possiamo creare un montaggio preciso all'interno dei nostri clip utilizzando le maniglie. E abbiamo anche visto come si taglia e si ridimensionano
i clip e le immagini all'interno della nostra narrazione. Abbiamo visto la durata e la velocità dei clip, abbiamo anche capito come fare invertire la direzione del clip stesso e abbiamo dato un accenno grosso modo al rapporto tra audio, parte sonora e elementi visuali, e abbiamo parlato della maggiore definizione del nostro udito rispetto alla vista, e quindi abbiamo introdotto questo concetto forse un po' strano, che certamente non è un concetto di massa, per cui tra un'immagine e una colonna sonora, la colonna sonora è più importante dell'immagine, grosso modo in linea generale. Questo è quello di cui ci siamo occupati, direi abbastanza, no? Alla fine in un'ora e 40 minuti, grosso modo. Adesso vi saluto veramente, buon weekend a tutti, l'appuntamento è, mi sembra, per sabato prossimo, e poi c'è l'elenco di webinar successivi, andiamo avanti con questo tema, il montaggio perfetto, che vedremo da diverse angolature. Ok, bene, ciao a tutti, arrivederci e buon pranzo.